Prima il Covid, ora la guerra. Non cessa la crisi dei ristoratori che lanciano un grido d'allarme. L'aumento delle materie prime, delle bollette, dei trasporti e del carburante portano gli esercenti a denunciare una realtà che dall'inizio della pandemia è caratterizzata da un periodo buio dal quale sembra difficile uscirne. Tutti fattori che allontanano i clienti dall'uscire e gustarsi una cena o un pranzo fuori. Alzando la luce, alzando il gas, gli stessi statali che erano gli unici che hanno sempre avuto lo stipendio, anche loro sono in difficoltà perché devono pagare di più di luce, di più di gas e quindi le prime cose che saltano sono il discorso di andare al ristorante. Le materie prime sono aumentate, i trasporti con la benzina sono aumentati e di conseguenza è aumentato tutto. Non riesco a pensare a un futuro roseo. E poi mi è venuta in mente anche questa cosa che da quando c'è stata la liberalizzazione, specialmente dei supermercati che prima avevano una distanza da mantenere, adesso non ce l'hanno più, stanno chiudendo tutte le gastronomie, salumerie, panifici, perché tutti vanno al supermercato. E i locali di vestiti, di scarpe si sono trasformati in locali di somministrazione. Quindi se nel 2001 avevamo 1000 locali per 1.300.000 abitanti, adesso ne abbiamo 7.000 e quindi c'è la guerra ad abbassare i prezzi e a fare la guerra fra di noi. E questo sicuramente non porta nessun vantaggio, anzi porta grandissimi svantaggi.